C'è un patto umbro-toscano sull'alta velocità. I sindaci della Valtiberina Toscana e dell'Alto Tevere si sono riuniti per dire sì alla soluzione di Rigutino come stazione ferroviaria per Media Etruria. L'incontro si è tenuto a Città di Castello, nella sala della giunta comunale. In rappresentanza della Valtiberina Toscana, il sindaco di Anghiari e presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, che guida la delegazione dei comuni di Sansepolcro, Monterchi e Pieve Santo Stefano. La scelta che i tecnici, non quest'anno ma anni fa, avevano individuato come sede migliore proprio dal punto di vista di quelle che è l'asset strategico. Comunque c'è un intero bacino che possiamo dire come quello della provincia di Arezzo, ma in questo caso anche dell'Alta Valle del Tevere, ci metto anche la mia Valtiverina, che chiedono a gran voce che si faccia la scelta di Rigutino. Ricordo che già in precedenza sia la provincia di Arezzo, ma anche le due regioni avevano disegnato nello strumento urbanistico quella che era proprio la stazione di Media Etruria su Rigutino. Dunque credo che sia un dovere da parte di tutti avvantaggiare questi posti. Naturalmente la scelta sarà degli enti superiori, ma è bene che le comunità e i territori, dunque quest'oggi questa alleanza, questo protocollo di intenti tra i comuni dell'Alta Valle del Tevere e quelli della Valtiberina Toscana suggellano non solo una comunità di interessi, ma anche una visione comune e strategica del domani. Presenti all'incontro anche i rappresentanti del comitato Sava, Domenico Alberti e Corrado Chieli. I comuni dell'Alto Tevere di Toscana e Umbria, si legge nel comunicato, seguono con molta attenzione il dibattito sulla stazione ferroviaria Medio Etruria e sollecitano la definitiva approvazione e progettazione della stazione sulla linea ferroviaria di alta velocità che unisce Milano a Salerno. La collocazione non può essere che Rigutino, scrivono, unica soluzione che consentirebbe l'interscambio ferro-ferro alla stazione di Frassineto con la linea Roma-Firenze e sulla base degli studi tecnici effettuati andrebbe a servire anche molti più utenti rispetto alle soluzioni di Creti e Chiusi. La realizzazione della stazione, conclude il documento, rappresenta sicuramente per i territori interessati un'opportunità per nuovi investimenti e per nuovi posti di lavoro.